Ciao dolcezze, come avete capito oggi faremo rabbia e iniziamo facendo le scarpe. Ci serviranno due palline nere di pasta di zucchero e schiacciamo il davanti. Con una palla di pasta di zucchero color melanzana facciamo i pantaloni, formiamo un salsicciotto e lo tagliamo a metà. Modelliamoli. Ne prendiamo un altro pezzo e lo spianiamo tagliando due striscette per i risvolti dei pantaloni. Incolliamo aggiungendo un po' d'acqua. Su una base di polistirolo appoggiamo le scarpe e sopra i pantaloni. Inseriamo due stuzzicadenti e sistemiamo per bene le gambe avvicinandole. Modelliamo il sopra cercando di fare una linea dritta. Tagliamo una striscia di pasta di zucchero marrone per fare la cintura. La applichiamo sui pantaloni. Applichiamo poi altre strisce per i pantaloni. Per fare la maglietta usiamo la pasta di zucchero bianca e le diamo la forma di mezzaluna. E la infiliamo sui pantaloni. Rabbia è molto piccolo, perciò faremo il corpo piccolino. Per fare il colletto tagliamo della pasta di zucchero bianca così, tipo un triangolino, e lo applichiamo sulla camicia. Per fare la faccia di rabbia usiamo la pasta di zucchero rossa. Per ottenere questo colore ho aggiunto un po' di arancione. La faccia di rabbia ha una forma rettangolare quadrata e lo inseriamo sul corpo. Con l'attrezzo a palla modelliamo i due occhi, che sono abbastanza rotondi. Per formare la bocca premiamo
formiamo una specie di linea curva sopra e anche sotto. Inseriamo un po' di pasta di zucchero nera in tutta la bocca. Posizioniamo un piccolo pezzo di pasta di zucchero rosa nel mezzo della bocca per fare la lingua e facciamo una piccola linea. Per fare i denti invece usiamo tanti piccoli pezzetti di pasta di zucchero bianca, che però non devono essere tutti della stessa misura. Quando abbiamo finito con i denti, sistemiamo la bocca. Riempiamo i solchi degli occhi con della pasta di zucchero bianca e premiamo. Con il Leaf Shaper creiamo le rughe che ha sugli occhi. E poi premiamo sulla testa per aggiungere le fiamme. Per fare le sopracciglia premiamo con le dita e modelliamo. Disegniamo gli occhi con del colore alimentare marrone. Definiamo la pupilla con del nero. Per fare la cravatta invece spegniamo della pasta di zucchero grigia e rossa. Da quella grigia togliamo alcune strisce e li mettiamo su quella rossa. Ne facciamo una ancora più piccola e facciamo la stessa cosa in basso. Adesso la tagliamo e la posizioniamo molto delicatamente sulla camicia. Per fare in modo che il pezzo finale della cravatta stia all'ingiù, posizioniamo un pezzetto di carta da forno, proprio al di sotto. Per creare il fuoco sopra la testa, mettiamo una palla bianca di pasta di zucchero, la modelliamo per bene sul capo e la schiacciamo un pochino. Continuiamo a modellare per farlo aderire bene al corpo. So che al momento sembra un po' ancora strano, ma con un paio di forbici andiamo a togliere e a modellare la fiamma. E se sembra ancora strano, facciamo altri tagli più lunghi. Con le dita modelliamo un po' la punta della fiamma. Coloriamo le punte con dell'arancione.
e facciamo pure delle piccole linee. Che poi sistemiamo ancora con le dita. Adesso aggiungiamo tanto giallo. Vogliamo lasciare un pezzettino ancora bianco. Coloriamo il contorno dell'iride con del nero. E aggiungiamo più linee con il leaf shaper per creare il punto luce sugli occhi. Aggiungiamo delle palline piccolissime. Per fare le braccia usiamo un po' di pasta di zucchero rossa, la arrotoliamo. Schiacciamo la punta per fare la mano e tagliamo le dita. Questo più grande sarà il pollice e facciamo tre linee leggere. Chiudiamo la mano a pugno. Stendiamo un po' di pasta di zucchero bianca. La tagliamo a metà e la mettiamo sul braccio. E poi togliamo le parti in eccesso. Con uno stuzzicadenti facciamo un buco sul corpo e poi inseriamo il braccio con l'aiuto delle forbici. Aggiungiamo il risvolto della camicia e poi togliamo la carta forno. Mettiamo un po' di colorante alimentare arancione sul naso e sul lato della faccia e adesso Rabbia è terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto e se è così non dimenticate di spolliciare. Invece se siete nuovi del canale iscrivetevi così non perderete i miei nuovi video tutorials. Inoltre sul mio canale potete trovare video tutorials dei personaggi dei cartoni più belli, a tema estivo e molto molto altro ancora. Vi auguro una dolce giornata. Bye bye!